Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon lunedì, buon 28 dicembre a chi ci segue in diretta, a chi ci segue in differita. Allora, ieri è stata una giornata, diciamo, se non fosse stato per il fatto che le immagini erano a colori e non in bianco e nero, qualcuno avrebbe potuto, diciamo, evocare le edizioni del cinegiornale Luce, la vaccinazione, Arcuri e Speranza con Maraveniei, i telegiornali, insomma, la gran giornata di quella che è stata definita la vaccinazione simbolica. E sì, perché poi gran pompa, ma i vaccini non c'erano. In Italia soltanto 9.750 dosi per questa giornata di ieri. Con Gaff ieri sul Corriere della Sera, un'intervista del commissario Arcuri, sentito mi pare da Monica Guerzoni, che richiesto della differenza tra 9.750 dosi date all'Italia e le 150.000 date come prima giornata alla Germania, aveva messo lì, ma c'è un problema, c'è una cosa data in rapporto alla popolazione, se non che l'Italia ha 60 milioni e la Germania 83 milioni di abitanti, quindi, come dire, questa proporzione non si capiva bene. Si sono dovute aspettare la serata di ieri per avere una nota in cui, per un verso il Ministero della Salute, per altro verso la struttura commissariale, correggevano il tiro, dice no, guardate, poi in realtà le dosi iniziali erano 11.000, quelle della Germania, il resto sono un anticipo diciamo del flusso successivo che inizierà da oggi, questa settimana. Sarà, molti, a partire dalla verità, non trovano questa spiegazione convincentissima, mentre si discute meno del tema che, mio personale avviso, per quel poco che vale la mia opinione, dovrebbe essere centrale. Ma dov'è il piano vaccinale italiano? Perché dobbiamo aspettare le primule, queste strutture scenografiche, e non invece usare palestre, strutture che hanno già la luce, il riscaldamento, i bagni? Qual è la tempistica? Perché solo nella legge di bilancio sono stati inseriti 650 milioni per le assunzioni di personale per questa operazione? Dunque, non era pronto niente, e questo è il problema. L'altro tema della giornata è il riaffacciarsi della novella della verifica. Allora, la sensazione è che la tensione sia vera. I renziani hanno fatto arrivare un documento molto impegnativo e molto critico anche sul recovery plan italiano. Naturalmente, nessuno è in grado di prevedere se questa tensione, che sembra veramente molto forte su Conte, non solo da parte dei renziani, ma anche da parte dei settori del PD, nessuno è in grado di prevedere se però porterà a un cortocircuito, a un momento di caduta del governo. Andiamo a vedere le aperture. La verità, Arcuri dà i numeri e sono sbagliati. La campagna di immunizzazione comincia male, il commissario dice un'enormità, virgolette, le fiale sono in proporzione agli abitanti. I tedeschi, 83 milioni, noi 60, partono con oltre 150.000 dosi, l'Italia con meno di 10.000. E lui non è il momento delle polemiche. Così l'apertura della verità. Corriere della Sera, francamente un po' curioso tra titolo e sommario. Titolo: corsa a vaccinare gli italiani. Dunque il lettore dice: ah, che bello, insomma, qui si va veloce. Sottotitolo: campagna di massa solo ad aprile. E allora, capite bene che il tema del piano vaccinale, che di fatto non c'è o è drammaticamente diluito nel tempo, si ripropone, e la sensazione è che tutto sia drammaticamente sconnesso rispetto all'esigenza di aprire velocemente il paese. Il Fatto Quotidiano dice: non abbiamo vinto, ma vinceremo. Vaccini partiti, col via libera a Oxford ce ne sarà per tutti. Eh sì, perché si attende dalle autorità britanniche il via libera al vaccino AstraZeneca. Il Fatto Quotidiano è come se ci facesse capire per via subliminale che quello che c'è a tavola non è sufficiente, ma poi arriverà quello che in una indimenticabile scena di Amici miei Ugo Tognazzi chiamava il rinforzino. Il giornale: furbetto del vaccino, De Luca salta la fila, casta sanitaria. Iniziata la profilassi, ma il governatore campano è un caso. De Luca si è fatto vaccinare
pur non avendo, diciamo, i requisiti per essere primissimo, primissimo nella lista. La stampa, Speranza che parla a colloquio con Massimo Giannini, entro fine marzo 13 milioni di vaccinati, e infine Repubblica, titolo un po' curioso, vaccino, comincia la ripartenza, così comincia la ripartenza, ma il punto è quando finisce la ripartenza, cioè quando si riparte per davvero, questo è il tema. Allora, questo è il sommario, questo è il quadro delle aperture, facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro a inquadrare la giornata. Protagonista non brillantissimo il commissario Arcuri. Domenica Arcuri non si smentisce mai. Ogni volta che apre bocca riesce a mostrare, oltre che arroganza, anche incompetenza. L'ultima prova è di ieri, richiesto di una spiegazione per l'esiguo numero di dosi del vaccino anti-Covid assegnate all'Italia rispetto a quelle destinate ad altri paesi europei. Il supercommissario prima ha risposto dicendo che abbiamo ottenuto in proporzione alla popolazione le stesse fiale avute dalla Germania. Poi è aggiunto che non è il momento di fare polemiche. Dopodiché Pietro ricostruisce tutta la giornata tra propaganda e però invece mancanza di materia prima, perché veramente le dosi disponibili, ecco, per usare un'espressione usata nell'editoriale di ieri di Belpietro, con quei 9.000 vaccini puoi vaccinare boh, gli infermieri della Sardegna, gli infermieri della Liguria, siamo in un ordine di grandezza di questo tipo. E poi la conclusione, più di fondo, per mesi abbiamo letto di trattative tra il nostro governo e le aziende farmaceutiche. Agli Stati Generali del 13 giugno, per farsi un po' di pubblicità, Roberto Speranza annunciò di aver sottoscritto personalmente un contratto con AstraZeneca per 400 milioni di vaccini destinati a tutta la popolazione europea. Poi, il 10 novembre, fece filtrare sulle pagine di Repubblica la notizia di una videoconferenza di fine ottobre con i dirigenti della Pfizer, scopo definire l'acquisto delle dosi anti-Covid. Risultato: a oggi l'unica certezza sono le 9.750 fiale arrivate su un pulmino Mercedes, così Maurizio Belpietro. E questo ripropone un tema che è quello della scelta di centralizzare gli acquisti a Bruxelles. È stata una buona scelta la rinuncia, almeno in prima battuta, degli stati a prevedere un acquisto anche da parte propria? La sensazione, la SPD tedesca lo sta già annunciando, è che poi ci saranno dei riacquisti da parte dei vari paesi. Sapete anche che il weekend è stato caratterizzato da una polemica assai importante, aperta da una fonte insospettabile, il settimanale tedesco Der Spiegel, che ha detto: ma guardate che le case farmaceutiche che avevano subito i vaccini pronti, Pfizer e Moderna, avevano offerto a Bruxelles la possibilità di acquistare un quantitativo molto maggiore, e invece la Commissione europea ne ha acquistato un numero più limitato per tenere uno spazio grande nel bouquet degli acquisti europei per i vaccini della francese Sanofi. Piccolo dettaglio: che i vaccini Sanofi arriveranno secondo trimestre del 22, quindi tra 14-15 mesi, e allora si pone il tema di un acquisto ulteriore che probabilmente alcuni stati stanno già prendendo in considerazione di fare. Ma perché quegli acquisti europei? E una ipotesi di spiegazione ce la dà Antonio Grizzuti, siamo sulla Verità. Case farmaceutiche blindate negli USA, l'Europa ancora tace. Le clausole dei contratti firmati dalla Commissione sono state segretate. Plausibile che i produttori abbiano uno scudo penale. E questo è, diciamo, comprensibile dal punto di vista delle case farmaceutiche, che abbiano chiesto una manleva o un ombrello legale particolarmente vasto ottenendolo a Bruxelles. Però sarebbe il caso anche di farlo sapere ai cittadini, diciamo, qual è la situazione, qual è il tipo di scudo di cui le case produttrici di vaccini godranno. Per carità, ci fosse qui un rappresentante delle case di vaccini, direbbe: ragazzi, in pochi mesi sono stati approntati farmaci che in altri tempi avrebbero richiesto anni di sperimentazione, di test, di trial, eccetera, e quindi una manleva legale ci vuole. Ragionamento, ripeto, ineccepibile dal punto di vista delle case farmaceutiche. E il punto è:
dobbiamo far sapere anche ai cittadini quali sono le regole del gioco. Mario Giordano, sulla verità, così ci avviamo a completare questa vetrina dell'edizione del lunedì della verità, si rivolge a Ursula von der Leyen dicendo: guarda che Trump è stato molto più bravo, e i numeri parlano chiaro, c'è già 1 milione di americani vaccinati. La verità è nella sua edizione del lunedì, che si caratterizza, come sapete, per una serie di interviste particolarmente ampie, e anche oggi la panoplia è notevole, perché Alessandro Rico sente Massimo Cacciari molto scettico sul recovery plan italiano e dice che c'aveva tanta propaganda, ma poi ci sono problemi economici veri, la gente mi ferma per strada e dice: non ho i soldi per pagare l'IMU, per pagare questo, per pagare quello. Stefano Filippi sente Roberto Paura, che è uno scenarista, un futurologo, che ripropone anche lui i problemi economici e il rischio di una patrimoniale. Mario Giordano sente Giovanni Toti, il governatore della Liguria, che dice: ma guardate che tutta il meccanismo della vaccinazione l'ha accentrato la struttura commissariale, ma funzionerà? Cioè, noi come regioni forse facciamo bene a prevedere un meccanismo di copertura, di backup, una specie di seconda linea se le cose non andassero bene. Chi vi parla sente Massimo Garavaglia, uomo di punta della Lega, nella battaglia alla Camera sulla legge di bilancio, che diceva: se uno sproposito come quello accaduto stavolta con la Camera che licenzia in prima lettura soltanto ieri sera l'avesse fatto il centrodestra, a parti invertite, sarebbe successa l'apocalisse. Garavaglia rivendica anche un successo dell'opposizione sulla decontribuzione agli autonomi e fa una serie di altre osservazioni e sulla campagna vaccinale e sullo stato di salute del governo. E infine, ma non è cosa meno importante delle altre, anzi per tanti versi anche più godibile, Giulia Cazzaniga sente Vissani, padre e figlio. Vissani, a nome dei ristoratori, pone tutto un motivatissimo cahier di doléances rispetto ai comportamenti del governo, addirittura preannuncia azioni legali. Ma torniamo al filo principale, che è quello, diciamo, che ha cominciato a srotolare Maurizio Belpietro. Allora, il Corriere della Sera, in questo caso con Alessandra Arachi, ci fa sapere, diciamo, la tesi difensiva della struttura commissariale e del Ministero della Salute. Dosi simboliche, quelle di ieri: l'Italia ha avuto 9.750 vaccini per l'avvio contro 11.000 della Germania. Questa è diciamo, la versione serale. Le 150.000 dosi di vaccino che le sono state consegnate in più fanno parte delle forniture successive che nel nostro paese arriveranno dal 28 dicembre, ha voluto precisare ieri il commissario straordinario Domenico Arcuri, dopo che per tutta la giornata si erano rincorse cifre e percentuali che sembravano penalizzare l'Italia. E l'intervista di Arcuri al Corriere della Sera. Si erano rincorse voci. Non c'è stata alcuna discriminazione nei confronti dell'Italia, aggiunge Arcuri. L'assegnazione delle dosi è stata fatta a livello europeo. Vabbè, ok, questa cosa l'abbiamo già sentita. A onor del vero, però, non è che sia convincentissima anche la versione che dà, sentita sulla stampa, la sottosegretaria Sandra Zampa, a sentirla, e Francesco Grignetti, siamo a pagina 2 del quotidiano torinese: polemica sulla Germania, non avrà più fiale di noi. E dice la Zampa: ecco, questi sono i numeri veri, ma vedo che in questo paese c'è il complesso di Calimero e perciò noi siamo condannati a non farcela, ma le cose non stanno così. Trovo inquietante che ci sia quasi una gara a scommettere sul fallimento italiano, come se noi non potessimo far altro che fallire. Così la Zampa. C'è un piccolo dettaglio, però, che diciamo questa sfuriata sarebbe, diciamo, più credibile e meno ridicola se fossero noti i dettagli del piano vaccinale, come dire, le strutture già pronte. Invece qua, a meno dei miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, neanche c'è un budget per la realizzazione delle primule, c'è tutta questa scenografia petalosa, ma lo spiega anche bene Garavaglia nell'intervista.
650 milioni sono stati stanziati in un emendamento della legge di bilancio che deve ancora essere approvata per le assunzioni per la campagna vaccinale. Insomma, siamo lontanissimi dalla situazione tedesca, dove piaccia o non piaccia, già ci sono 410 punti in tutta la Germania, nei 16 o quanti sono i Länder, pronti per partire a raffica con la campagna vaccinale. Qui stiamo ancora alle comparsate in TV da maravenire. No, invece c'è chi però, diciamo, ha saltato la fila ed è il governatore De Luca. Ovunque si parla di lui, con la tesi difensiva, ah, l'ha fatto per dare il buon esempio, e la tesi invece dell'accusa, no, ha dato il cattivo esempio, non aveva i titoli per essere inserito in questa prima tranche. Un po' tutte e due le questioni, De Luca furbetto e diciamo, le penne del pavone messe a sproposito dal governo. Questi due temi sono tenuti insieme da Alessandro Sallusti. Siamo sul giornale. Conte, Arcuri e Speranza sull'arrivo dei vaccini non hanno toccato proprio palla. Semmai il problema è che proprio da ora in avanti tocca a loro gestire distribuzione e somministrazione, e non vorremmo si ripetesse il caos delle mascherine, dei tamponi, dei banchi a rotelle, eppure del normale vaccino antinfluenzale di fatto introvabile. E poi più avanti la parte su De Luca. A nessuno di noi è concesso fare quello che ha fatto il governatore PD della Campania De Luca, cioè scavalcare la fila e rubare il vaccino a qualcuno che ne ha più diritto. Non ci è concesso neppure se siamo malati o particolarmente fragili. De Luca ha 71 anni, se non sbaglio, tra le categorie a rischio prima vengono gli ultra-ottantenni, e in Campania ce ne sono ben 300.000. Così, tra l'altro, mi pare difficilmente contestabile la critica che avanza Sallusti. Sulla stampa il titolo d'apertura è quello legato alle dichiarazioni rese in un colloquio, qualche volta commentando certe interviste ci capita di ricordare quel bel quadro di uno dei maestri macchiaioli, Silvestro Lega, il quadro è La visita, ci sono queste signore che si salutano, e uno ha proprio la sensazione di una conversazione così leggiadra e amicale. Questo è un po' il tono del colloquio tra Giannini e Speranza, che in realtà non dice granché, se non, diciamo, questa evocazione di AstraZeneca. Speranza ci presenta come uno scoop, una cosa che era sul Sunday Times di ieri, ma dice, a me me l'hanno detta di prima mano, eccola qua. L'ho appresa poco fa da Pascal Soriot, CEO di AstraZeneca. Al Sunday Times ha annunciato che il loro vaccino ha raggiunto il 95% di efficacia e che già entro questa settimana l'Agenzia del Farmaco della Gran Bretagna potrebbe dare via libera alla commercializzazione. È bel capolavoro. Quindi Speranza ci comunica che sta per arrivare il vaccino con cui lui aveva detto a giugno di avere raggiunto un'intesa, e poi invece hanno affidato le cose a Bruxelles, e che ora, come dire, si sbrigheranno le autorità regolatorie della Gran Bretagna, e per la seconda volta faranno prima dell'EMA e delle autorità europee, nonostante tutti gli insulti che la classe dirigente italiana ha riversato a Brexit. Ma sulla stampa, diciamo, oggi è il giorno delle interviste curiose, perché non c'è solo la sottosegretaria Zampa, il ministro Speranza, c'è anche Enrico Letta, lo sente Fabio Martini, e vedete che cosa riesce a dire Letta. 9 mesi fa, chi avesse detto che a Natale ci sarebbe stata la prima iniezione sarebbe stato preso per pazzo, un grande successo per tutto l'Occidente. Attenzione, tenetevi forte, grazie alla collaborazione tra Stati Uniti ed Europa. Grazie a case farmaceutiche, al capitalismo vibrante, al mercato, alla competizione. Cosa c'entra l'Europa e il bandierone europeo in cui Letta si avvolge? L'unica cosa in cui c'entra l'Europa è che l'EMA, l'autorità regolatoria europea, ci ha messo un mese in più a validare il vaccino, il primo vaccino Pfizer, rispetto a quanto abbia fatto l'autorità britannica. Va bene, vi dicevamo che lunedì c'è stata in fondo
la coda del fine settimana, per 2 giorni i giornali non sono usciti, poi sono usciti ieri, ma era domenica. In qualche misura oggi è un lunedì di ripresa della politica e un po' tutti i giornali fanno un articolo che ricostruisce ma come ci eravamo lasciati con la cosiddetta verifica? Corriere della Sera affida questo compito a Tommaso Labate, che in qualche misura descrive questo gioco incrociato di bluff tra Conte e Renzi. Oggi è il giorno della concretezza. Conte, mi occupo di cose concrete. Virgolette, è Conte che parla. Renzi dice che dobbiamo confrontarci sui temi perché del resto non gli interessa. Bene, proprio quello di cui mi sto occupando io e di cui continuerò a occuparmi nei prossimi giorni, i temi, i dossier del recovery plan, argomenti, cose concrete, punto. Metteremo sul tavolo un piano dettagliato che sarà pronto subito dopo Capodanno. Vabbè, e questa è la versione di Conte sul Corriere della Sera. La versione di Renzi ce la fa capire Repubblica con 2 pagine di fatto, la pagina 14 curata da Giovanna Vitale, recovery, tutto da rifare, il PD frena sulla crisi, da Italia Viva 50 proposte a Conte. Voi capite bene che se un partner di maggioranza fa 50 osservazioni su un testo è parente di una bocciatura, non si tratta di emendamenti, diciamo, per arricchire. Nella pagina accanto, a firma di Annalisa Cuzzocrea, si prosegue con un altro tema che appassiona molto la politica, questa storia dei servizi e della delega ai servizi che Conte vuole tenersi e che tutti gli altri vogliono sfilargli, ma posto che ci riescano, chi la prenderebbe? Braccio di ferro sui servizi. Renzi sbarra la strada ai Dem. L'ex premier dice: il PD controlla già finanza e carabinieri. È troppo. E questa è francamente questa frase. Allora, che naturalmente nessuno venga dallo Spirito Santo e quindi le nomine abbiano anche una targa, un'origine, eccetera. Però dire che il PD controlla la finanza e i carabinieri e che dunque per questo Renzi debba mettere, non si capisce quale etichetta sul tema dei servizi, sembra, diciamo, come sintesi, non sembra proprio venuta benissimo. Vedrete che i renziani saranno costretti oggi a una qualche messa a punto. Mentre è ancora preoccupato uno dei commentatori che più hanno fatto sponda al governo in tutti questi mesi, Marcello Sorgi, lo scontro di fine anno in un clima avvelenato, ricostruisce, diciamo, un po' tutte le asprezze di questo weekend e conclude: per questo il Quirinale sorveglia questa nervosa fine d'anno con legittima apprensione, l'apprensione del Colle, un grande classico. Un altro tema che è tornato, ed è tornato d'attualità per la 15ª intervista sul tema uscita ieri, mi pare proprio sulla stampa, di Goffredo Bettini, che dice: ma poi se si sfascia tutto non si ricompone, si va al voto e si andrebbe al voto con i partiti della coalizione più un partito di Conte. Allora si ripropone il tema: ma c'è o non c'è il partito di Conte? Oggi i giornali si affaticano sull'argomento, forse la cosa più interessante da considerare è il pezzo di Maria Teresa Meli che va a sentire una serie di sondaggisti, i quali concordano su una serie di temi e sono invece discordi sul quantum, ma quanto prenderebbe. Quello su cui concordano, ed è abbastanza ovvio, che Conte non avrebbe praticamente consenso tra centrodestra e astenuti, al massimo gratterebbe qualcosa a PD e 5 Stelle. Ma attenzione, la più affilata è Alessandra Ghisleri che dice: avevamo testato il partito di Conte un bel po' di tempo fa ed era intorno al 4-6%, ma era la fine dell'estate. E ora figuratevi con, diciamo, una situazione sociale impicchiata, perfino Pagnoncelli, che l'altro giorno ha dovuto pubblicare, era l'ultimo giorno di uscita dei giornali prima della pausa, il 24, una situazione di grandissima sfiducia degli italiani sul governo, sulla situazione economica, eccetera. Se si partiva da un 4% teorico, immaginatevi poi quando si arriva su carta. La verità ha posto da molti giorni, l'ha fatto
sostanzialmente quasi in solitudine. C'era stata una bella prima pagina qualche giorno fa di Italia Oggi, ma poi gli altri giornali non avevano molto valorizzato un tema invece bruciante per la sua importanza, questa storia dei 31 milioni di cartelle in partenza, una follia, avendo la maggioranza omesso di fare uno stop nella manovra, nel milleproroghe, nel decreto ristori, a meno di ulteriori interventi, dal 1 gennaio ci sono 31 milioni tra cartelle, atti di riscossione, altri atti dell'Agenzia delle Entrate che sono pronti a partire, un bagno di sangue. E in più, attenzione, con lo stop anche alla sospensione delle tasse da marzo al 31 dicembre, il 31 gennaio, 30 giorni dopo la fine dello stop, uno dovrebbe pagare tutte le tasse che sono state prima sospese, cioè un bagno di sangue, una cosa inenarrabile. Si sveglia la sottosegretaria Castelli dopo probabilmente aver letto il paginone di ieri sulla Verità, dice: ma facciamo un'intervista per mettere una pezza, e la va a fare al Fatto, ma la pezza non riesce benissimo. Il titolo è accattivante: nuovo scostamento di bilancio e saldo e stralcio per le cartelle. Insomma, il messaggio che si vuole veicolare è: tranquilli, faremo un altro provvedimento di scostamento, lì troveremo modo per risolvere la questione. Uno dice: beh, la vice ministra ci annuncia qualcosa di preciso. No, siamo alle opinioni. Penso che serva una rottamazione quater per gli anni dal 16 al 19 per dare respiro a quei contribuenti con morosità incolpevoli. Un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di milioni di cartelle. No, francamente, vice ministro, non ci siamo decisamente. Tanto dovete stoppare e quindi evitare che parta la notifica delle cartelle. Dopodiché, il tempo lo potete utilizzare per fare una serie di cose. La prima è la proposta lanciata ieri dalla Verità, che è quella di un nuovo piano di rateizzazione senza sanzioni dal 1 gennaio 2022. La seconda ipotesi, l'ha fatta Salvini, un saldo e stralcio. La terza la fa Garavaglia, intervistato oggi sulla Verità, che dice: ah, si potrebbe fare una specie di mega concordato di massa, una specie di accordo tra fisco e singolo contribuente. Ti posso dare questo e poi ti lasci in pace per un certo periodo. Ma non si capisce perché parli dal 16 al 19, perché se uno ha saltato delle rate IVA nel 20 gli fai arrivare lo stesso la cartella. Ma come ragionano? Io veramente, c'è da rimanere a bocca aperta rispetto. Cioè, questo è il fatto che una serie di contribuenti non esentati non siano riusciti a onorare tutte le scadenze fiscali nel 20, non la considera questa possibilità, fa il vice ministro all'economia. Va bene, mentre qua e là, noi vi segnaliamo il pezzo sulla Verità, un'altra nuvola nera che volteggia sulla testa dei cittadini, che è questa storia della nuova regolamentazione EBA, l'autorità bancaria europea, che, se non ci saranno interventi correttivi, impedirà l'addebito di qualunque somma su un conto in rosso. Quindi, anche se hai una bolletta, uno stipendio da pagare, eccetera, devi prima coprire e poi, quindi immaginate il caos anche nel sistema economico che si creerà, ma soprattutto se c'è un rosso anche di 100 euro per un certo periodo di tempo, 2 o 3 mesi, va subito la segnalazione alla centrale rischi, il che rischia di essere devastante perché lascia sulla persona o sull'azienda una cicatrice che poi nelle successive negoziazioni con quella banca può impedire l'erogazione di finanziamenti, di prestiti. Insomma, davvero non si capisce quale mente perversa possa pensare di introdurre ulteriori elementi di stretta creditizia, più stigma sul cittadino, proprio in questo momento in cui già c'è crisi di liquidità. Una follia, ve ne parla la Verità. Allora, il nostro tempo per oggi è finito, ben ritrovati. Noi ci ritroveremo questa sera alle 19 e poi di nuovo domani mattina alle 7. Buon inizio di settimana. Ci prepariamo già, dandoci già un primo augurio di buon anno, ma l'invito principale è quello di passare oggi in edicola a prendere la Verità, che davvero è piena di cose. Buona giornata a tutti.